15 novembre 2013 l'Italia affronta a Milano la Germania, amichevole di lusso, in vista dei mondiali brasiliani. Inizio tutto in salita per gli azzurri di Prandelli. All'ottavo minuto Hummels svetta sul calcio d'angolo di Kroos e insacca il pallone tra il palo e Buffon. La formazione di Löw comanda il campo sferrando nuovamente il gol al 17esimo con una gran conclusione di Khedira che si stampa sul palo. L'Italia colpisce al primo affondo con la splendida combinazione tra Abate e Bonucci che libera al tiro il terzino del Milan. 1-1 al minuto 28 e gioia doppia per Abate che festeggia anche il primo gol in maglia azzurra. Al 32esimo ancora un pericolo per la porta di Buffon con la traversa colpita da Schurrel sul regalo di Bonucci. Nella ripresa meglio l'Italia che parte con il piede giusto con lo schema su calcio di punizione tra Pirlo e Marchisio. Decisivo Neuer, così come decisivo ancora una volta il palo a salvare nel finale la porta azzurra su tentativo di Oedes. L'Italia soffre ma conferma la propria imbattibilità contro i tedeschi che dura da ben 18 anni.